Buon pomeriggio, direttore. Noi siamo in diretta dall'esterno dello stadio Angelini di Chieti con il presidente Filippo Di Giovanni. Un saluto a tutti gli amici del TG8 all'ascolto in diretta. Un saluto a tutti gli amici e grazie sempre per la vostra ospitalità. Presidente, oramai i tifosi non guardano più al campionato inteso come aspetto tecnico, perché avete un +9 che comunque è rassicurante quando siamo arrivati a marzo, ma vogliono sapere come si sta pensando la società del futuro. Enrico, io intanto, per un fatto scaramantico, voglio considerare questo +9 come un vantaggio importante, però chiudiamo il campionato. Poi, una volta che, se le cose andranno come devono andare, quindi il Chieti potrà tornare a disputare il campionato di Serie D, sicuramente insomma ci sarà un approfondimento, una riflessione su quello che sarà il futuro della società e sui percorsi e sui progetti che a questo punto poi sarà necessario strutturare. E fino a qui ci siamo, però adesso cerchiamo di capire un po' quali sono gli amici con cui sta parlando Filippo Di Giovanni. Filippo Di Giovanni sta parlando con il territorio, cercando anche di allargare il raggio chilometrico entro il quale fare una valutazione se ci sono le condizioni perché questa società si rafforzi sia da un punto di vista numerico, da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista della possibilità di costruire un progetto di lunga durata, che da un punto di vista finanziario faccia poi il pari con gli aspetti tecnici, quindi un ragionamento sulla prima squadra, sì, ma anche su un settore giovanile di prospettiva che poi ne possa diventare il serbatoio. Io non insisto, però un nome ce lo deve fare di un amico con cui sta parlando spesso. No, i nomi adesso è ancora presto. Sicuramente ci sono imprenditori di Chieti e non che in questi giorni sono venuti a trovarmi manifestando. Ce ne dica uno ai nostri telespettatori. Però io preferirei chiudere il campionato e vedere se queste manifestazioni di interesse poi sfociano in fatti concreti e possono, come io auspico, comunque dare la possibilità a questo progetto di rinforzarsi, proseguire nel suo percorso e riportare il calcio a Chieti dove merita. Allora, prego, presidente. Coglierei l'occasione dello spazio che tu gentilmente mi concedi per fare anche un ragionamento su quello che poi deve essere e dovrà essere il coinvolgimento della città, perché il calcio non si fa solamente con le risorse finanziarie in queste categorie, ma si fa anche con la partecipazione, dove accanto al discorso magari di 3, 4, 5 soggetti che possono rafforzare la società, secondo me bisognerebbe costruire anche quello che diventi un vero e proprio movimento d'opinione, attraverso il quale anche il semplice cittadino possa accostarsi e studieremo i modi e le forme a questi colori. L'ultima, presidente, prima di ridare la linea al nostro direttore Carmine Perantuono in studio, non ci vuole fare i nomi, va bene, la capiamo, però ai tifosi possiamo dire state tranquilli che la società si strutturerà per bene in Serie D? Non potrebbe essere altrimenti, perché una Serie D in una piazza come Chieti deve essere affrontata con un progetto e nei progetti in questo caso non si potrà lasciare nulla al caso. Grazie al presidente Filippo Di Giovanni. Direttore, io ti restituisco la linea qui dall'esterno dello stadio Angelini di Chieti. Linea a te, studio. Grazie Enrico.